Ciao e bentornati! Welcome back to Pillole Italiano. As you can see, we're back into my kitchen. Um, how does this keep happening, you might ask? Well, tonight I have a birthday party and I offer to bake something for the occasion. So I'm going to make brownies and lemon bars. Um, and I will show you the most fun of the two recipes, which is, in my opinion, lemon bars. Um, in italiano non abbiamo una parola per questo, quindi useremo solo le stesse parole in inglese ma con una pronuncia italiana, Italian pronunciation: lemon bars. E non differently from diversa da did che abbiamo fatto l'ultima volta, il to vlog sarà solo in italiano. Ok, siete pronti a preparare queste lemon bars con me? La prima cosa che faremo è occuparci della base, perché le lemon bars hanno due strati, una base di frolla e poi una crema al limone. Vi faccio vedere gli ingredienti e tutto quello di cui avremo bisogno per preparare la base. Questo è tutto ciò di cui avremo bisogno per preparare la base. In due tortiere quadrate di 8 pollici l'una, io ho già preparato la carta da forno, eh, l'ho tagliata a misura in modo che copra l'interno senza creare delle pieghe strane e la imburrerò leggermente per evitare che poi il tutto si attacchi e per la base utilizzeremo farina, zucchero, burro, un sacco di burro <ride> e sale fino. Per quanto riguarda il burro, a me non dispiace usare un burro leggermente salato e questo ovviamente senza lattosio perché io sono intollerante al lattosio, ma voi potete usare un burro normale, potete usare il burro leggermente salato non importa, va a gusto e avremo bisogno di usare due panetti di burro interi quindi sì, è un sacco di burro ma verrà fuori deliziosa benissimo la primissima cosa da fare ovviamente è preriscaldare il forno a 350 gradi vado lo faccio subito ecco, preriscaldiamo il forno a 350 gradi mentre il forno si sta preriscaldando mi occuperò di imburrare leggermente le tortiere che ho foderato con la carta forno. Allora quello che faccio è prendere un panetto di burro, mm, ne ho metà rimasta, però vedete, questo in genere è quello che uso specificamente per imburrare. Tengo ferma la carta forno con un'altra mano. Questo processo mi ricorda un po' quando. Elementari, dovevamo incollare delle immagini nei nostri quaderni o dei disegni e um, usavamo una colla stick, per cui è molto simile il processo. Devo fare in fretta perché il burro si sta già sciogliendo, sento che tra un po' mi scappa dalle mani. Devo dirvi che riposizionare la carta forno dentro la tortiera una volta imburrata, mh, vabbè, è divertente, mettiamola così. Adesso imburro la seconda. Uh, mi è appena venuta in mente una storia raccapricciante. Avete presente quando si è bambini e si vogliono provare le cose nuove? Mi ricordo di aver provato a mangiare il burro direttamente. Ma proprio un tocco bello grosso. La mia tata stava preparando la pasta al burro quel mezzogiorno e aveva già tagliato dei tocchetti di burro da mettere nei piatti, e stavamo aspettando che la pasta cuocesse per poterla mettere sopra e far sciogliere il burro. E, e io mi ricordo che avevo aiutato ad apparecchiare la tavola e guardavo questo burro nel piatto, ero talmente incuriosita. Mi sono chiesta: chissà di che cosa sa da solo. E ho rubato un pezzo bello grosso dal piatto, me lo sono messa in bocca. Mi ricordo quella sensazione di scontentezza, disappunto, perché ovviamente il burro si è sciolto immediatamente in bocca ed era quasi come prendere una sorsata di grasso, una cosa <ride> disgustosa. Ebbene, ho voluto condividere questa storia con voi. Benissimo, dopo aver imburrato le teglie, mi sono lavata le mani e adesso prepariamo la base per le lemon bars. Ah, ho dimenticato di dirvi che il motivo per cui sto usando due teglie è che ci saranno parecchie persone stasera, quindi voglio um, avere più di un assaggino per ognuna. Ovviamente, voi potete dimezzare le quantità se volete preparare questo dolce solo per tre o quattro persone. Allora, mi sono armata di misurini per poter misurare la farina, lo zucchero e il sale. Vi faccio vedere. Per quanto riguarda la farina, avremo bisogno di tre tazze. Mm, ovviamente sono rimasta a corto dopo la seconda tazza, quindi devo aprire un'altra confezione di farina, arrivo subito. Eccoci, missione compiuta, la terza tazza è piena. Bene, e per quanto riguarda lo zucchero, ne dobbiamo usare due terzi di tazza. Quindi questo misurino è da un terzo, userò due misurini. Mi piace il fatto che questo misurino sia talmente piccolo che può entrare direttamente nel barattolo. Uff, mi sembra una quantità impressionante di zucchero, mi si stanno cariando i denti solo a guardarlo. Non so se lo sapete, ma devo dire che i dolci americani sono molto più zuccherini, molto più dolci rispetto a quelli italiani, quindi io non sono ancora abituata a mangiare cose così dolci, però... Sto preparando la ricetta per degli americani, quindi teniamola così con le quantità suggerite. E adesso aggiungiamo il sale, mezzo cucchiaino. E adesso mischio velocemente tutti gli ingredienti secchi con uno schiacciapatate: non ve l'aspettavate? È uno strumento poco convenzionale, però a me piace fare tutto a mano. E quindi poi per schiacciare il burro e fare sì che si amalgami bene, lo schiacciapatate è perfetto. Con il burro non super freddo, perché se è duro come il marmo, c'è poco da fare. Taran! Questo è il risultato. Aggiungiamo il burro. Due panetti interi, eh, non vi dimenticate? Sì, mi sta andando farina da tutte le parti. Eh, evidentemente, avrei dovuto usare una ciotola più capiente, ma sono sempre molto ottimista per quanto riguarda lo spazio, piccolo spazio, che le cose occupano. E, sì, mi ritrovo spesso in questa situazione, devo dire. Imparate dai miei errori, usate una ciotola più grande. Un'altra confessione di una pasticcera non molto provetta è che, insieme allo schiacciapatate, siccome la ciotola era troppo piccola, ho usato anche la mia mano per mantenere tutti gli ingredienti all'interno. In teoria non bisognerebbe toccare um, la pasta frolla perché il burro, se si scalda troppo, poi cambia le sue proprietà fisico-chimiche. Uh, non mi chiedete esattamente i dettagli, siete qui per imparare l'italiano. però se avete dei dubbi, sono sicura che ci siano delle spiegazioni su internet, molto, molto dettagliate sul perché bisognerebbe evitare di fare quello che ho appena fatto. Questo è il risultato. Come potete vedere, non è ancora un impasto uniforme, perché bisogna metterlo prima sul fondo delle tortiere, schiacciare. Um, comprimerlo un po' e poi in forno con uh, l'alta temperatura il burro si fonderà e creerà uno strato uniforme quindi adesso trasferisco metà di questo impasto nella prima tortiera e metà nella seconda e poi schiaccio bene mi lavo un secondo le mani e vi faccio vedere ecco ho appena trasferito l'impasto per la base nelle tortiere e lo schiaccio con il dorso di un cucchiaio lo comprimo in questo modo e vi faccio vedere qui l'ho già fatto vedete la differenza questa è pronta per andare in forno adesso mi occupo anche di quest'altra e poi inforniamo ok inforniamo e facciamo cuocere per 18 minuti facciamo cuocere per 18 minuti Benissimo, adesso che le tortiere sono in forno e la base sta cuocendo, io ho dato una pulita generale alla cucina perché avevo fatto un po' di casino e adesso ho tirato fuori tutto l'occorrente per il nostro ripieno. Vi faccio vedere quali sono gli ingredienti, gli strumenti e poi cominciamo. Questa è una panoramica di tutto ciò di cui avremo bisogno. A cominciare con il latte. Come vi ho detto sono intollerante al lattosio per cui uso quello di avena, ma va bene anche un latte di mandorle. Farina, maizena, zucchero, sale, 4 limoni di cui utilizzeremo la scorza. Non so se vi ricordate dal video scorso, questo è lo strumento che uso per la scorza. Scorza tritata e il succo. E poi questa è la ciotola che useremo. Poi useremo anche un padellino. Vi faccio vedere come e quando in un secondo. Allora, cominciamo con il latte. Ce ne servono due tazze, ma per ora ne misuriamo soltanto una, quindi verseremo la metà del latte in questa ciotola. Per cui, cominciamo con una tazza di latte. Mamma mia, oggi mi sta andando roba ovunque. Sono un po' stanca, devo confessare che sono uscita ieri sera e ho bevuto un martini, che in genere non faccio mai e non c'è quantità di olive che tu possa aggiungere a un martini per evitare la batosta che ti dà, è un drink abbastanza forte. Di maizena ce ne servono 6 cucchiai, 6, e poi mezza tazza di farina. Adesso uso una frusta per mischiare il tutto. Se potete vedere sto cercando di raggiungere una consistenza molto uniforme, liquida, senza grumi. Sembra che vada bene. Allora questo lo mettiamo da parte e adesso ci occupiamo degli altri ingredienti liquidi. Subito dopo l'interruzione pubblicitaria. No, non c'è la pubblicità. Subito dopo uh, aver estratto le tortiere dal forno perché la base è cotta. Uff, che caldo. Ho tolto le tortiere dal forno e adesso lascio raffreddare mentre continuo a preparare il ripieno, la crema. Dove eravamo rimasti? È il momento della pentola. Qui verseremo il latte restante, quindi un'altra tazza. Poi c'è da aggiungere lo zucchero, due tazze. Mamma mia, mi sembra tantissimo. Fidiamoci della ricetta, vi farò sapere come viene. No, devo confessarvi che mi si stringeva il cuore, troppo zucchero. Ne ho messo solo una tazza e mezzo, non, non ce la posso fare. Due tazze mi sembra tantissimo: c'è praticamente più zucchero di latte qua dentro. Una tazza e mezza, vi faccio sapere com'è. Secondo me basta e avanza. Però sappiate che la ricetta originale vuole due tazze di zucchero. Ok, questo è il momento della scorza di limone, quindi um, userò la scorza di quattro limoni. Eccomi! La scorza di quattro limoni è stata tritata e messa da parte in questa ciotolina carinissima. Piccola parentesi: la mia ex suocera um, lavora con il vetro e fa un sacco di cose stupende, tipo queste. Uh, devo vedere se ha un sito internet, perché è appena andata in pensione e ha cominciato a farlo seriamente, non soltanto nei tempi morti, quindi sono sicura che abbia. Un sacco di cose. Uh, se ha un sito internet che è già funzionante e presentabile, metto poi il link. Adesso che la scorza è pronta, posso tagliare i limoni e spremerne il succo. Ne devo utilizzare più o meno una tazza e mezza. Uff, questi limoni sono enormi e ci stanno a malapena nello spremi limone. Si vede? <ride> Faccio fatica a schiacciarli. Per fortuna che ho tolto la scorza, altrimenti sarebbero durissimi. Si vede la vena nello sforzo. Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, quei quattro limoni giganti non sono bastati, quindi um, ne ho tagliato un quinto. Penso di doverlo spremere completamente. Quindi il succo di 5 limoni. Quindi, per ricapitolare, ho finito con l'utilizzare la scorza di quattro limoni e il succo di 5. Ho versato il succo in questo padellino. Dove uh, vi ricordo c'è una tazza di latte, una quantità indegna di zucchero e il succo di 5 limoni. Adesso devo metterlo sul fuoco, ma dopo aver mischiato bene tutti gli ingredienti farò la prova mignolo: nel senso, intingo il mignolo, le mie mani sono pulite. Intingo il mignolo. In questo composto e lo assaggio per vedere se va bene di zucchero. Nel caso in cui dovesse essere un po' troppo aspro, aggiungo quella restante, mezza tazza di zucchero. In realtà va benissimo, uh, è fin troppo dolce, per i miei gusti almeno. Bene, quindi adesso mi trasferisco ai fornelli, vi faccio vedere. Accendo a fuoco vivo. Bisogna portarlo a ebollizione, quindi questo liquido deve cominciare a bollire. Mentre mischio sento un pochino di resistenza perché c'è ancora dello zucchero che deve sciogliersi. Ma una volta che il composto bollirà lo zucchero sarà completamente sciolto. Aha, ci siamo! Vedete? Ha iniziato a bollire. Quindi adesso verso quel composto che avevamo messo da parte prima, quello con la maizena. Prima abbasso la fiamma. Fuoco medio e verso il composto con la maizena. Adesso quello che bisogna fare è continuare a mescolare appunto a fuoco medio um, per circa 5 minuti. Il motivo per cui bisogna continuare a mescolare è che adesso che ci sono dentro la maizena e la farina, se ci fermiamo si formano dei grumi strani. La consistenza sta iniziando a diventare molto interessante. Vedete com'è già cremosa? Ci siamo quasi! Adesso devo confessarvi che sto facendo veramente molta più fatica a girare. Ha una consistenza quasi collosa, però almeno non ci sono grumi. Adesso che ha finito di cuocere, possiamo aggiungere la scorza di limone. E incorporiamo bene uh, come gialla. Alcune persone usano coloranti, quelli alimentari. Quindi, se volete che la crema sia più gialla, proprio da libro di ricette, per così dire, potete aggiungere un po' di colorante alimentare giallo. Io non ce li ho i coloranti alimentari. Preferisco non aggiungere niente di estraneo, sinceramente. Non so se avete notato, ma tutto quello che uso è biologico. E sembra che mangi dolci ogni settimana, ma in realtà solo per le occasioni speciali. è soltanto che in queste ultime due o tre settimane ci sono state feste di compleanno a Bizzeffe. Adesso che il ripieno è pronto, possiamo versarlo nelle tortiere e userò il mio strumento preferito, il lecca pentola per assicurarmi di versare proprio il tutto e pulire bene questa pentola. Eccole qui, le due tortiere, pronte ad andare in forno. La consistenza è veramente collosissima, però eh, è deliziosa. Ne ho assaggiato un pochino di ripieno, adesso che non è più bollente. E ora inforniamo per 15 minuti. 15 minuti. Siamo quasi arrivati alla fine di questo episodio. Vi racconto quello che sta succedendo. Quindi le tortiere sono in forno, mancano ancora una decina di minuti. Non vi faccio vedere quello che succederà dopo perché a dirla tutta è un po' noioso. Semplicemente le tirerò fuori dal forno, lascerò raffreddare prima di metterle in frigorifero per 8 ore. Questo è un dolce che dovete preparare con largo anticipo, per quello che mi sono svegliata presto questa mattina. Volendo si può preparare anche la sera prima, lasciarlo in frigorifero durante tutta la notte. Quindi vi farò vedere delle foto delle prossime fasi, ovviamente foto del risultato finale e alla fine dell'episodio troverete anche un riepilogo di tutti gli ingredienti che ho usato. Alright, this is the moment where we're going to say goodbye and part ways. This recipe has definitely been more challenging than the previous one. Hopefully you enjoyed it and hopefully you understood a lot of what I was saying. I have a request for you before I let you go. Leave a comment in the comment section below and let me know what was your favorite word or expression, new favorite word or expression that you heard me use and that you learned today. Fatemi sapere. And as usual, like this video if you enjoyed it, subscribe to the channel if you're new to it, and I will see you in a week. Ciao a presto.